Segretario, qual è la proposta che sta emergendo dal direttivo della CGIL? Quella di proclamare un pacchetto di 16 ore di sciopero, con dentro la possibilità di arrivare anche a uno sciopero generale in tutta Italia e utilizzando queste ore per una mobilitazione straordinaria nelle fabbriche e nel paese per cambiare la proposta che il governo fa, perché non ci piace, non cancella la precarietà, non estende gli ammortizzatori e modifica in modo inaccettabile l'articolo 18 rendendo facili i licenziamenti. Condivide questa proposta? È una proposta secondo lei efficace? Condivido assolutamente questa proposta, credo che nel paese il governo su queste materie non ha il consenso, sta facendo un'operazione non tecnica ma puramente politica, che tra l'altro punta a smantellare il sistema di relazioni sindacali italiane ed europee e non affronta i problemi di fondo anche per uscire da questa crisi, che sono appunto la riduzione della precarietà, la tutela del reddito, e poi manca completamente un ragionamento su come si creano nuovi posti di lavoro e ci sarebbe bisogno di un piano straordinario di investimenti. Proverà la CGIL a coinvolgere anche i lavoratori delle altre sigle sindacali? Sicuramente quando noi proclamiamo gli scioperi ci rivolgiamo a tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti, perché pensiamo di farlo per tutelare meglio i loro diritti. Del resto le fermate che ci sono state ieri proclamate dalla FIOM e oggi in altre fabbriche dimostrano che le adesioni di sciopero sono altissime e che tra i lavoratori e le lavoratrici in Italia l'idea di rinunciare ai propri diritti non passa nell'anticamera del cervello a nessuno.